Grandi complimenti, una retinità ritrovata, questo forse è la lettura anche un pochino più campanilista insomma di questa fiera, però è giusto anche che sia così. Molti hanno detto da qui si riparte per un'era nuova per questa fiera. Sì, assolutamente, questo è solo il primo passo. Ancora il cammino è lungo per recuperare il gap che in questi anni si è accumulato dal punto di vista espositivo. Sicuramente dal punto di vista di prodotto siamo avanti a qualunque altro distretto. Noi dobbiamo dare una fiera adeguata a quello che meritano gli orafi di Arezzo. I numeri definitivi ci sono già? Molto positivo, soprattutto i primi giorni. Nell'ultimo giorno sicuramente abbiamo avuto un calo risentito dal fatto che ci sono tante fiere, quindi alcuni buyer sono partiti prima del previsto. Cercheremo di migliorare anche questa parte, perché è giusto che se le aziende partecipano ad un evento sia evento fino all'ultimo minuto dell'ultimo giorno. No, il mercato americano io lo vedo con un potenziale di crescita molto molto alto e ho apprezzato con un enorme piacere il fatto che il ministro Boschi abbia parlato di una politica volta a ridurre i dazi negli Stati Uniti. Io credo che ci possa essere nei nuovi rapporti tra in particolare il primo ministro Renzi e Obama la possibilità magari di trovare degli spazi per far sì che il dazio venga pagato solo sulla manifattura. Questo darebbe grandissimo ossigeno al settore, però ci stiamo muovendo anche su altri mercati meno conosciuti, perché credo che il compito di una fiera sia anche creare le condizioni per accordi commerciali costanti con i paesi che sono i principali player di questo mercato. Ma le richieste degli operatori sono il cambio di passo, cioè sono di continuare su questa strada. È ovvio che tutti si rendono conto che siamo partiti da pochissime settimane con il nuovo corso e capiscono che c'è un potenziale. L'importante è che questo potenziale e queste aspettative non vengano deluse, quindi noi già da domani rilavoriamo sul prossimo evento.